di 2 ore circa, che si è sviluppato in 5 dimensioni, stazioni o mondi, e che ha avuto come elementi ricorrenti l'acqua, la luce e i suoni. Fin dal bard al must, l'ingresso all'installazione nel museo, il percorso si è dipanato attraverso il chiostro, secondo mondo, super la scalinata, terzo mondo, nelle 2 sale al piano superiore, quarto e quinto mondo. Un susseguirsi di suggestioni per H2O, un tempo indefinito, un parallelo sul contemporaneo, un contenitore di visioni e di messaggi, suoni, voci, che nel sottile spazio di confine della dimensione impercettibile, dimensione zero, diviene embrione del pensiero nuovo. Proseguono così le attività di Must in Time, l'articolata mostra che si muove per circa 4 mesi, ideata e organizzata dall'associazione Idea e dal Must, museo storico di Lecce, curata dall'artista creativa Monica Righi e dall'architetto Andrea Novembre, promossa dal Comune con il patrocinio dell'assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia. Ieri sera Must in Time ha accolto all'interno della sua programmazione H2O Quinto Mondo Dimensione Zero, un progetto di arte contemporanea con installazioni video sonore, luminose e performative. La serata, che nasce da un progetto di Lara Bobbio, creata in Idea, di Maurizio Mottola, a cura di Monica Righi, si chiude con l'esibizione della percussionista Liviana Ferri e della cantante Rosalia De Sousa nella sala dell'ex refettorio del Must. Siamo con Lara Bobbio all'interno di H2O, Dimensione Zero, il Quinto Mondo. Questi sono alcuni pannelli che vestono le installazioni che oggi aprono il Must per un evento particolare. Lara, è scritto anche sul tuo cardigan il nome di questa installazione, che trasforma il Must in un vero e proprio labirinto di consapevolezze. Esatto, si tratta di un'installazione legata appunto all'acqua e che vuole raccontare un po' il momento di criticità legato proprio a questo elemento in un momento come questo, più che mai. E ogni mondo, ogni luogo di questo percorso ha dei simboli, che è una cosa che io amo molto usare i simboli. Infatti, per esempio, questi sono gli dei di un periodo dell'antico Egitto. Ognuno di loro ha un potere energetico di attivazione. Per esempio, c'è il dio della terra, Geb, che quindi concorre nella rivitalizzazione, nella depurazione della terra, come Osiride per la resurrezione della parte intuitiva dell'uomo, e via dicendo. E poi termina questo percorso da Cheope, da quella che è la rappresentazione in scala della piramide di Cheope dell'altopiano di Giza, che secondo studiosi ha delle risonanze con degli elementi matematici che rimandano a un messaggio tra la terra e il sole, tra la terra e il cielo, un collegamento. Siamo con Rosalia De Sousa, molto amata oggi nel capoluogo salentino, qui al Must, per questo evento che apre a 5 mondi. La sua voce è profondamente legata alla terra, in qualche modo ci riporta all'alma mater del pianeta verde. Sì, infatti anche da quando sono arrivata qua nel Salento sembra che sono abbracciata della terra, veramente, mi piace molto questa cosa. Infatti mi sono anche prestata a fare questa performance perché secondo me, cominciando i percorsi del naturale del mondo, no? In questi 5 percorsi che hanno creato in questo Must, c'è la voce come fondamento di tutto, no? Dall'acqua alla voce, che è lo strumento primordiale. Quindi questa è una cosa che mi fa molto, molto orgogliosa, insomma, anche di essere stata scelta per farlo, giustamente. Quando lei era una bambina, ascoltava il suono del mondo, attraverso quale corridoio umano giungeva a lei, quali persone della sua infanzia? Guarda, di rumori, di suoni, io ne ho tanti nella mia mente di ricordi. E uno principalmente legato all'acqua è la pioggia che batteva sulle finestre. E io stavo molto spesso sulla finestra a guardare la pioggia che cadeva sopra, che faceva, sai, le goccioline sulle finestre che scendono giù, no?
Io trovavo quella cosa meravigliosa, perché in realtà anche noi brasiliani siamo molto legati, principalmente all'acqua, che abbiamo anche la santeria, no? Tutte queste cose che sono molto legate all'acqua dolce e all'acqua salata, quindi tanto oceano quanto le cascate. La musica come l'acqua scorre. Sì, assolutamente sì, hai ragione. L'acqua scorre, la musica scorre. È l'unica arte, secondo me, che riesce a unire tutti. Oh,